Salve a tutti e benvenuti alla terza puntata della rubrica Training Spot. Oggi il nostro caro Giuseppe ci parlerà del metodo di allenamento stripping. Yeah! Un allenamento anche questo abbastanza ostico da trattare e controverso, perché purtroppo nelle palestre se ne sentono di tutti i colori. Devi abbassare di 10 kg, devi abbassare di 5 kg, devi abbassare di 20 kg, ma non devi farlo. Devi, cioè, questi pesi, no? Li avete letti da qualcosa, qualcosa, ve l'ha detto qualcuno, cioè 20 kg, ma in base a che cosa? È un lavoro fatto sulle percentuali, non è niente di così impossibile, cioè nel senso... Vabbè, magari è becchi uno poco studiato, mo le percentuali, cioè... A sentimento. E vai a sentimento, come purtroppo accade. Oppure ho visto interi allenamenti, comunque nel corso dei miei allenamenti, cioè... della mia, ecco, carriera di atleta, interi allenamenti fatti solo stripping, cioè dal multiarticolare fino un altro po', pure i polpacci o gli avambracci facevano stripping, cioè un allenamento così. Dico, figlio mio, ma perché? La domanda mia è, guardami, perché? Cioè, chi ti ha detto di fare questo? Ma vai per sentito dire. Forse abbiamo perso pure il fuoco della camera. No, forse si rimette a posto da solo. Ma va bene, era ma giusto per fare capire. Ma chi te la fa fare? Ma chi te l'ha detto? Portami, fammi conoscere sto genio che ti ha questo. Perché nelle palestre, vieni, ti faccio la scheda, poi ti faccio la dieta e ti do pure l'integratore. E ti faccio la scheda di allenamento per la definizione. Cioè, vabbè. Queste sono tutte cose così, non è sentito dire, purtroppo ci sono queste parentesi. Sì, sono tutti, al giorno d'oggi sono tutti professori. No, comunque l'allenamento stripping è un allenamento molto valido, che io considero un allenamento non di nicchia, ma un allenamento che può essere fatto anche questo sui monoarticolari, non sui multiarticolari. E se avete seguito il video sulla rest pause, lo spiego lì praticamente, ma lo ridiciamo. Se non l'avete seguito, vi abbiamo lasciato il link in basso, o comunque lo troverete nella playlist Training Spot. Andatela a vedere, perché anche quello è molto interessante. L'allenamento stripping è un allenamento abbastanza particolare e dal mio punto di vista qualcosa che va fatto a fine allenamento, per un semplice motivo: stanca molto, ed è qualcosa appunto che va proprio a sfibrare, a depleziare le ultime scorte di glicogeno che ci sono rimaste nel muscolo e le ultime energie presenti. Quindi attenzione dove andate a posizionarlo nell'allenamento. Se all'inizio, vabbè, forse perché vorrete fare tipo un pre-exhaust, ma anche su questo poi andiamo a parlare meglio di che cos'è, o alla fine, come consiglio io, è qualcosa che può dare grandi risultati. Lo stripping, perché ho detto che è qualcosa che va per percentuali e soprattutto su ripetizioni massimali, per un semplice motivo: io eseguo delle ripetizioni, ok? Per esempio la leg extension, esempio pratico, metto un carico e eseguo dalle 6 alle 8 ripetizioni. Dopodiché il carico io lo vado ad abbassare del 20%, non di 20 kg, non di 10 kg, perché ho detto io, del 20%. 20%, non chili, per cento. Capito? Che può essere pure, se voi avete una leg extension che arriva fino a 100 kg di piastre, il 20% giustamente 20 kg vi ritorna il calcolo, ma se, e questo è difficilissimo, non avete un macchinario così, il 20% si attesta intorno alle macchine moderne, più o meno tra i 70 e gli 80 kg, quindi nel massimale della macchina, ok? Quindi questo 20% sarà tra i 10 e i 15 kg, ok? Sarà la proporzione matematica che riuscirà, cioè c'è un bel calcolino che insegnano in terza elementare che si chiama percentuale. Vi fate quel calcolino, se non siete capaci c'è Google, Wikipedia, ma ci sono le calcolatrici, fatevelo lì. Però avete le calcolatrici, voi le dovete sfruttare, perché fatelo come Dio comanda. La palestra, come l'attività fisica, quando noi diciamo pure al video di sul metodo Hatfield, 90% del massimale, 70%, 40%, non è che stiamo dicendo numeri a caso perché ci piace così, ma perché effettivamente se il massimale di un soggetto, ok, cioè il 40% di un soggetto che fa 100 kg di massimale è sicuramente diverso di uno che ne fa 200 kg di massimale.
Ok? Le proporzioni, ragazzi, le percentuali è qualcosa che nell'attività fisica sono importantissime. Comunque, una volta scientifico, che... deve essere scientifico, deve essere tutto ben studiato e scientificamente provato. Ecco. Perché nell'attività fisica molte volte non... trovi un sacco di professori che non sanno neanche di quello, non sanno proprio, manco il pane che si mangia, come diciamo noi. Comunque, una volta che noi facciamo il primo round, ok? Tra le 6 e le 8 ripetizioni, andiamo ad abbassare del 20%. Si eseguono altre 8-10 ripetizioni, comunque si fa sempre fino a cedimento, e anche questo è un dibattito che andremo ad approfondire anche dopo. Dopodiché si esegue, diciamo, un altro round finale con il 20% in meno, ma del carico sempre iniziale. Quindi, se il vostro carico l'avete abbassato di 15 kg prima, lo abbassate anche di 15 kg dopo. Purtroppo, questo molte volte non avviene, perché sono stanco, mi bruciano i quadricipiti, devono bruciare se stai facendo una leg extension, cosa vuoi che ti bruci? Il braccio, il bicipite, il pettorale, l'addome. Oppure, per esempio, molte volte viene fatto così all'acqua di rose, cioè nel senso, sì, alleno tanto per, sì, poi scarico, poi faccio, ma sì, ma chi se ne frega alla fine dei conti all'allenamento? No, di base lo stripping utilizza 3 round, ok? Da la prima comunque quasi sempre viene imposto, fra le 6 e le 8, comunque per dare una linea guida, anche per il carico da utilizzare, e poi le altre 2 vengono utilizzate a cedimento. Volendo però molti si fermano a questi 3 round e magari arrivano, come abbiamo detto pure prima per il rest pause nel video precedente, che io vi invito sempre a guardare perché è stato molto interessante, non arrivano all'effettivo sfinimento del muscolo, ok? Una cosa buona da fare è scaricare il carico, appunto scaricare il peso fino a quando si hanno ripetizioni, cioè una serie può durare anche 4 round, ok? O 5. L'importante è che arrivate all'effettivo sfinimento. Come mio personale punto di vista, e come quando dico questo dico che è qualcosa che ho provato io, ma che giustamente voi se volete potete utilizzare, ma siete liberi di non farlo, arrivare allo stripping in ogni suo round a sfinimento, quindi anche dal primo, non dettate leggi, cioè nel senso non dettate ripetizioni fisse, è qualcosa che secondo me dà molto più risultato, perché tu parti dal presupposto che già al primo sei stanco, ok? Sei arrivato al limite vero e proprio, non al limite delle 8 ripetizioni e magari ne avevi altri 2 o 3, ok? Che poi anche sta cosa, no? Tutti quanti avete il problema o 8 o 10 ripetizioni o 12, perché se ne fate 11 succede qualcosa, se magari ne avete 11, no? Ma o magari, ne avete 13. No, i numeri dispari. I numeri dispari sono brutti, no? Oppure per esempio, no, 7 ripetizioni, no, ne devo fare 8. Ma perché? Se tu hai fatto un buon allenamento ed è normale che magari devi farne 8, arrivi a 7 perché effettivamente sei stanco, perché non ce la fai? Cosa c'è di male? Che per carità, la voglia comunque di spingersi oltre, tipo da 7 arrivare a 8 o da 9 arrivare a 10, io ce la metto tutta, però se effettivamente il mio muscolo non ce la fa perché ho lavorato bene, con una tecnica corretta e seguendo giustamente anche esercizi, comunque fatti in maniera lineare, ma soprattutto con un certo criterio, intelligenza, non per tutti questi professoroni da palestra, e anche lì comunque là dà il risultato. Ah, io ne ho fatte 10, tu ne hai fatte 9, sei un fallito. Io ne ho fatte millemila. Millemila ripetizioni. No, comunque, c'è da capire questo. Quindi, nel primo step, se tu ti avvicini all'inizio e dici ok, mi butto così nello stripping, fai bene da una parte a darti delle ripetizioni, ma, cioè, dei range, ok? Devo farne tra 6 e 8, ma può andare bene. La seconda magari la faccio sì, punto pure a 8, magari mi butto. Però se effettivamente fai palestra da tempo, dare delle ripetizioni fisse, ok, è qualcosa che non sempre produce risultato. Ma anche secondo me a livello mentale, cioè allenarti sempre nello stesso modo, sempre con gli stessi range, cioè stufa, basta. Ma a parte questo, anche perché l'aspetto psicologico, ed è qualcosa che noi nel canale vogliamo approfondire, è qualcosa di estremamente importante nell'attività fisica. Se io vi dico... fate serie massimali, per esempio stripping, può darsi che il primo giorno che le fate siete liberi, avete dormito bene, avete mangiato bene, siete riposati, magari un giorno anche di smonto dal lavoro o comunque non ci siete andati, arrivate e fate tipo 4 serie, 4 round con tantissime ripetizioni con un carico eccessivo. Lo stesso allenamento lo riprovate e lo provate a fare
Dopo che vostro figlio va tenuto sveglio tutta la notte perché piange, oppure avete mangiato male, oppure se avete fatto un esame la mattina e il pomeriggio non siete in grado di allenarvi, oppure siete sotto studio, sotto altri tipi di stress che di qualsiasi tipo comunque non vi portano, cioè qualsiasi tipo di stress, e quindi fate lo stesso allenamento, dimezzate le ripetizioni, dimezzate il carico. Questo vuol dire che siete diventati scarsi? No, perché l'aspetto psicologico è direttamente correlato con l'attività fisica. Ma comunque, questi sono dei punti che andremo a trattare più avanti nel canale. Ci saranno dei video dedicati. L'importante dell'allenamento stripping, voi dovete sapere, è che si scende dal 15 al 20% e si va a cedimento. Semplicemente questo, per 3-4 round. Lo decidete voi. Anche questo... come detto già pure prima nel video, cercate di non farlo su una panca piana, perché poi magari arrivate stanchi di petto e il tricipite che pompa, e vi trovate un tricipite così, il petto che non ha lavorato. Fatelo per esempio su una, anche su una pectoral, per esempio, per il pettorale, o sulle croci, o per esempio alla poliarcolina, ok? È un allenamento che può dare i suoi frutti. Sono allenamenti che tendono ad aumentare molto l'intensità, quindi attenzione anche dove vengono posizionate e a chi vengono somministrati. Semplicemente questo. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nostri video. E buon allenamento da InSport. Ciao!